Oggi 21 aprile 2775, noi non riconosciamo altra datazione che la data di nascita della cultura e della civiltà romana. Ci troviamo qui in uno dei punti nodali, in uno delle, in uno dei centri del globo terracqueo, in cui è nata e si è sviluppata la spiritualità dei popoli. E noi festeggiamo questo momento perché qui è nata la civiltà, perché la civiltà nasce solo nel momento in cui vengono tutelate tutte le categorie sociali, senza alcuna esclusione. E oggi noi queste cose le diciamo proprio perché ci troviamo in una situazione in cui l'oscuro potere della finanza sta opprimendo tutti i popoli, mentre qui, in questo punto qui, è nata la civiltà romana con la nascita della istituzione dei tribuni del popolo. Non è tanto la conciliazione tra aristocratici e plebei che viene decantata con il mito di Menenio Agrippa, è la realtà di una società che si basa sul riconoscimento dei diritti di tutti i popoli, e noi qui vogliamo rivendicare il diritto di tutti i popoli. In questo libro, che è eccezionale, è relativo appunto al giuramento di Bolivar, in questo punto qui, è rappresentato anche da questa statua che ho qui vicino, voglio leggere un paio di frasi. Il Monte Sacro, come abbiamo detto, si trova sulla riva destra del fiume Niene ed è un piccolo colle di 37 metri di altezza, chiamato per questo Mamelon, Mammellone. È il mammellone in cui si abbevera e si nutre la civiltà romana. Dallo stesso Don Simon Rodriguez. Situati nel non grande spazio della cima, Bolivar e Rodriguez sentivano sotto i piedi la stessa terra che calpestarono Cicinio, Duilio, i plebei ribelli e il grande Menenio Agrippa, di cui ne vedevano il sepolcro monumentale sulle falde della collina, che ovviamente non c'è più. Ed è curioso notare come persino la eco suggestiva della parola giuramento vagasse fin dall'antichità classica sulla collina dell'Aniene. Non solo perché il giuramento dell'arruolamento militare prestato dinanzi ai consoli vincolava i soldati che, per non spezzarlo istigati da Sicinio, dopo aver abbandonato gli stessi consoli invece di ucciderli, si ribellarono ritirandosi con le insegne su questo colle che poi si chiamò Monte Sacro, ma anche perché in quella prima ribellione della plebe venne giurata proprio in quel luogo la celebre Lex Sacrata sull'inviolabilità dei tribuni della plebe, inviolabilità, legge esercitata in virtù di un giuramento. E il verbo giurare verrà utilizzato con frequenza dallo stesso Bolivar nei suoi scritti, cominciando dal giuramento del Monte Sacro, dove lo utilizza 5 volte. Questo è un aspetto che io voglio sottolineare, ma c'è un altro aspetto che riguarda una cosa molto importante. Noi siamo contro il materialismo e lo siamo per ragioni varie, perché il materialismo è quello che controlla la società contemporanea. Materialisti sono i compagnucci, molto materialisti sono coloro che obbediscono ai proprietari del denaro finanziario. Ma noi vogliamo riferirci
a uno scritto che resta uno scritto fondamentale di Giuseppe Mazzini, intitolato Dal Papa al Concilio e dal Concilio a Dio. È una frase che voglio leggere perché è importantissima e chiarisce esattamente da che parte stiamo. Moralmente il materialismo è diseredato di ogni criterio, di ogni diritto, di ogni principio di educazione collettiva. Tra una legge intelligente e preordinata che assegni un fine alla vita e la forza cieca, irrazionale, fatale dei fatti o fenomeni passeggeri non è via di mezzo, e i materialisti, ignorando la prima, devono necessariamente adorare la seconda e prostrarsi presto o tardi al dispotismo. Poco monta se di baionette bonapartiste o di ghigliottina repubblicana, che è il metodo della forza, non ammettendo concetto provvidenzialmente regolatore dell'esistenza dell'umanità collettiva, né immortalità dell'io individuale, e si possono illogicamente balbettare le sacre parole di progresso e di dovere, ma tolgono ogni base al primo, ogni sorgente al secondo. La insensata, brutale dottrina cancella dalle anime la sola vera virtù, il sacrificio. I seguaci possono talora, spronati dagli istinti religiosi del cuore, compirlo, non insegnarlo. Non accettiamo alcun insegnamento dagli epigoni di tutte le culture che hanno creato la società contemporanea. Per noi la società è quella che è nata qui, in questo posto, e non prima e né dopo.